Nel 1876, Alessandro Varaldo, qui in una fotografia dei suoi ultimi anni, nasce a Ventimiglia in un ambiente borghese e cattolico. Dedito alla lettura, sin da ragazzo e quasi subito alla composizione, il giovane Varaldo scrive migliaia di versi per poemi e tragedie, drammi in prosa e liriche sciolte, imitando di volta in volta gli autori delle sue copiose letture che maggiormente lo coinvolgono, da Dumas a Verne, da Byron a Prati, da De Amicis a Fogazzaro, da Shelley a D'Annunzio, e quasi sempre volgendo l'attenzione a temi legati a personaggi e situazioni della leggenda e della storia. Dopo un breve soggiorno a Palermo, nel 1894, Varaldo si stabilisce a Genova per frequentarvi all'Università la Facoltà di Giurisprudenza. Frequenta altri studenti e intellettuali e sugli scaffali della Libreria Moderna di Galleria Mazzini scopre nuovi autori, spesso stranieri e soprattutto francesi, che avviano il suo giovanile entusiasmo verso il simbolismo e il decadentismo, condividendo l'orientamento di alcuni tra i suoi più stretti amici di allora. Con due di questi, Alessandro Giribaldi e Mario Malfettani, pubblica nel 1897 il primo libro dei Trittici, un singolare volume composto di 13 sonetti scritti da ciascun autore, posti di fianco sotto un unico titolo a 3x3. Sempre nel 1897 e sempre con Malfettani e Giribaldi, oltre che con altri intellettuali allora attivi in Liguria, da Adelchi Baratono a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Varaldo è promotore della fondazione di un periodico, Endymion, che dovrebbe diffondere il simbolismo tra l'indifferente borghesia genovese. Dopo la breve avventura di Endymion, Varaldo collabora ad altre riviste, da Iride al Secolo XX, e stringe amicizia con Anton Giulio Baridi, docente di letteratura italiana, giornalista e romanziere tra i più prolifici, ex garibaldino e protetto da Carducci. Autore di una narrativa scorrevole e piacevole, per lo più ambientata in importanti momenti della storia nazionale, più o meno recente, Barrili diviene modello privilegiato per le prime prove narrative di Varaldo, che nel 1898 pubblica la raccolta di novelle intitolate La principessa lontana, di cui la più famosa rimane Le Margherite. Nello stesso anno, in appendice sul supplemento del quotidiano genovese Il Caffaro, esce il suo primo romanzo, I Signori di Nervia, seguito due anni più tardi da I Due Nemici, primo romanzo pubblicato in volume, con il quale si inaugura una lunga serie che nell'arco di poco più di 50 anni giungerà a contare circa un centinaio di titoli. Avviata nel 1900 con I Due Nemici la sua carriera narrativa, l'anno seguente Varaldo si cimenta per la prima volta anche come autore di teatro, scrivendo L'Altalena. Nei primi anni del secolo è proprio il teatro a tenere legato al mondo artistico Varaldo. Nel frattempo, laureatosi in giurisprudenza, è divenuto segretario di prefettura a Genova. Questo incarico non gli impedirà di assumere il ruolo di critico teatrale. Scriverà ancora nel frattempo Maschere vive. Nel secondo decennio del secolo, Varaldo è sempre più attratto dal teatro e la sua produzione copiosa in questo campo è seguita dal favore della critica e del pubblico. Si deve al suo successo la nomina a direttore della Compagnia Stabile di Genova, che al Giardino d'Italia, all'Acquasola, e occasionalmente, come nel 1918 al Carlo Felice, offre e rinnova spettacoli affollatissimi e di buon livello. Il prestigio conquistato in campo teatrale da Varaldo determina nel 1920 la sua nomina a direttore della Società degli Autori, presieduta da Dario Nicodemi, e con D'Annunzio presidente onorario. Lasciata definitivamente Genova per Milano e abbandonata la carriera prefettizia, dalla quale esce col ruolo di consigliere, Varaldo riduce la sua attività di drammaturgo per riguardo nei confronti dei colleghi, che col suo nuovo incarico deve ora tutelare. Del resto, lo faccio volentieri.
commenta lo scrittore ligure. Mentre invece i romanzi nessuno mi impedisce di scriverli e pubblicarli, anche 3 all'anno. In realtà Varaldo si è segnalato per una frequente presenza di suoi romanzi e racconti in libreria già nel 1919, quando pubblica la seconda edizione di I due nemici, le due raccolte di novelle Una rosa d'autunno e Le avventure, e il nuovo romanzo La bella e la bestia, tutti libri accompagnati da buon successo di vendite, con tirature attorno alle 40.000 copie. Con i suoi romanzi e le sue novelle ambientate per lo più in Liguria, come appunto La bella e la bestia, Varaldo si colloca dunque nel quadro della letteratura di evasione, letteratura che predilige confrontarsi con il passato, e di qui allora il taglio prevalentemente storico di molti romanzi di Varaldo, e preferisce al contempo evitare la contemporaneità e quindi le problematiche attuali e scottanti. Narrativa dunque, secondo l'insegnamento di Antonio Giulio Barrilli, che fu il maestro principale di Varaldo, narrativa dunque, dicevo, di carattere di intrattenimento, narrativa che tende a non annoiare e in qualche modo a dilettare, a intrattenere il lettore. Varaldo rimane alla direzione della Società degli Autori, con sede prima a Milano e poi a Roma, dove egli si trasferirà definitivamente dal 1920 al 1928. Ed in questo periodo stabilisce stretti e frequenti contatti con i maggiori scrittori italiani, senza però dimenticare quelli liguri, come indica la qui riprodotta lettera a Giovanni Descalzo. Il ruolo di direttore della Società degli Autori porta a Varaldo innegabili vantaggi, poiché egli si trova in una posizione assai privilegiata nel trattare con editori, autori e critici, che a loro volta devono servirsi dei suoi uffici. Si comprende allora perché in questi anni Varaldo compia una vera e propria escalation, passando da case editrici di media grandezza ed importanza, come ad esempio Vitaliano e Sonzogno, alla Mondadori che è in piena espansione e che nel 1925 si assicura pressoché in esclusiva i libri di Varaldo. Limitatamente alla scarsa disponibilità di tempo, lo scrittore ligure svolge tuttavia negli anni venti un'attività narrativa, il teatro ormai pressoché abbandonato, quasi frenetica, pubblicando in 10 anni, con costante successo, una quindicina di volumi, escluse le ristampe e le riedizioni, tra romanzi e raccolte di racconti. Per il compimento di tale intenso programma, Varaldo ricorre all'attuazione dei suggerimenti di metodo ricevuti a suo tempo da Barrilli, tanto da dichiarare ad Augusto De Angelis, che lo intervista circa i suoi criteri di lavoro: «Sai come scrivo i miei romanzi io? Tutti di seguito, senza un pentimento. Mi metto dinanzi 2 cartelle, una con i nomi dei personaggi e l'altra con gli appunti storici. Poi scrivo, vale a dire, narro quello che è già nettissimo, chiarissimo, definito con ogni particolare nella mia testa». Seguendo questo metodo di lavoro, fondato su una ben organizzata inventiva, che pare assai gradita ai suoi numerosi lettori, ben si comprende come Varaldo riesca a sfornare con gran rapidità un libro dopo l'altro, quasi sempre privilegiando per l'ambientazione vicende e personaggi legati alla sua terra. A questo proposito, il narratore di Ventimiglia afferma: «Credo che ogni scrittore debba essere della propria terra storiografo e poeta insieme, cercarne e conservarne usi e costumi, e se gli è possibile, con i più o meno scarsi mezzi che possiede, il colore». Dal recupero di situazioni locali eventualmente abbellite dal ricorso al colore, viene però escluso per Varaldo il rifiuto dell'inventiva, di cui la sua pesante polemica nei confronti del naturalismo, ritenuto responsabile del tramonto della fantasia, da lui definita decima musa ormai latitante. Lanciata nel 1929 la collana dei libri gialli, composta di opere di autori esclusivamente stranieri, in nome dell'autarchia o almeno della difesa degli interessi degli scrittori italiani, l'editore Mondadori viene esortato dal regime a pubblicare, nella fortunatissima serie di romanzi polizieschi, anche testi di autori italiani.
e tra questi Mondadori subito si rivolge proprio a Varaldo, che con il Settebello, uscito nell'aprile del 1931, si presenta anche come primo giallista nostrano, salutato dal consueto successo che segue, ormai da decenni, la comparsa di suoi nuovi libri. Il Settebello ebbe un immediato notevole successo, tanto che in pochi mesi la prima edizione andò esaurita e fu necessario ristampare diverse decine di migliaia di copie per soddisfare le esigenze dei lettori. L'editore, naturalmente, sulla base di questo fortunato esordio di Varaldo giallista, commissionò un secondo giallo, Le scarpette rosse, che Varaldo in breve tempo riuscì a scrivere e che venne poi pubblicato con un rinnovato grande successo. Protagonista di queste vicende investigative era Ascanio Bonichi, un funzionario di polizia, bonario, più dotato di capacità induttive che di abilità e di colpi di scena basati sulla spettacolarità, come era il modello dei detective americani, e quindi un personaggio in realtà abbastanza nuovo nella narrativa e nella giallistica internazionale. Questo successo dei primi gialli di Varaldo in realtà non venne poi ripreso dai suoi successivi libri di questo genere, un po' perché in realtà Varaldo aveva costruito un giallo all'italiana abbastanza originale, privo di toni violenti, di scene cruente, che quindi si allontanavano dai requisiti che i lettori del genere cercavano in questi libri, e un po' perché la sua vera natura era quella di narratore di consumo e quindi di autore di vicende tra il sentimentale e lo storico. I successivi gialli di Varaldo, Casco d'oro, La gatta persiana, Il tesoro di Riegel e via dicendo, ebbero un successo sempre più in calo, e quindi la carriera di Varaldo si concluse, Varaldo giallista si concluse verso la fine degli anni 30, e anche perché il fascismo nel frattempo aveva impedito di pubblicare libri di questo genere perché erano considerati poco educativi, tanto che alcuni gialli di questo genere di Varaldo rimasero inediti e uno di questi, Alla ricerca di un tesoro, è stato proprio recentemente pubblicato per la prima volta. Con il ridursi di questa attività, Varaldo non abbandonò tuttavia la letteratura, sebbene ormai fosse abbastanza in avanti nell'età, e peraltro si dedicò soprattutto alla riscrittura di opere che già aveva preparato in anni precedenti. E proprio con una di queste opere, I due nemici, uscita nel 1952 in una nuova edizione riveduta e corretta, in pratica si chiude la lunga attività letteraria di Varaldo, il quale l'anno successivo, nel 1953, morirà a Roma.